Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo sempre su Final Fantasy XVI perché con mio grande stupore e anche con un pizzico di felicità le cacce non sono finite. Mi sembrava troppo strano che le cacce per appunto si fossero esaurite in maniera così veloce. Ce ne sono un paio, non le ho guardate ancora, se ne sono sbloccate un paio dopo gli ultimi avvenimenti che abbiamo visto con la storia principale, ovvero per chi non lo sapesse, dopo la sconfitta di Odino e quindi l'acquisizione dell'Eikon di Odino, abbiamo sbloccato delle altre cacce. Eccole qua, guardate quante sono. Ce ne sono un botto che dobbiamo fare in più dopo tutte quelle che già qui abbiamo concluso, e cominciamo dalla prima, ovvero Pandemonium, citazione di grado S tra l'altro, Pandemonium, quindi è una citazione in questo caso probabilmente a Final Fantasy 8 con la summon di Pandemon. Vedremo se sarà così, perché sembra essere comunque uno sciamano, quindi magari evoca magie di vento, chissà, anche se vedremo. I pochi fortunati che sono riusciti a fuggire da Cinerea prima che il cielo mutasse narrano di Pandemonium, il re degli orchi che ha guidato in rivolta i suoi uomini bestia contro la reggenza waludiana. Sebbene la sua ribellione sia stata repressa dall'esercito di Re Barnabas, molti di quegli orchi vagano ora per i regni gemelli, saziando la loro fame di carne umana e portando ancora l'emblema del loro re, come a suggerire che vi è ancora lui oggi a comandare le loro schiere. Solo che non sappiamo dove si trova, la posizione è ignota. Però qui parla che i pochi fortunati che sono riusciti a fuggire da Cinerea narrano di Pandemonium. Quindi fuggire da Cinerea vuol dire che ci troviamo nella zona più costiera di Cinerea, perché vedete qua ci sono diverse zone che ancora devo esplorare, tra l'altro per trama, che per il momento sto lasciando da parte, però qui per esempio, esatto, vedete, abbiamo una posizione che potrebbe essere una zona da boss fight in questo caso. Proviamo a cercarlo. Allora, il Chocobo qui si è fermato. Esatto, eccolo qua, lo abbiamo trovato. Immaginavo si trovasse qua. Pandemonium, pronti. Tra l'altro grado S, tanta roba. Guarda, il re del castello. Io ho visto anche un livello piuttosto elevato. Ah, 45. Allora, non lancia magie di vento, quindi non è neanche tanto una citazione a Final Fantasy 8, purtroppo. Madonna mia. Oddio, sono riuscito a beccarlo. L'ho breccato? No. Così vi faccio vedere anche Zantenzuken. Il fatto che gli abbia tolto pochissimo ancora.
diciamo che utilizzare Odino non è facile. È molto più facile utilizzare Bahamut, probabilmente. Aia. Facile utilizzare Bahamut rispetto a Odino, perché Odino stavolta l'ho preso. Questa è la cosa che un pochettino ti triggerà. Ma dai! Madonna, per l'ennesima volta! Ole! È il nostro Pandemonium! Se ne va a casuccia. Il perizoma macchiato. Ah, ecco chi me lo droppa il perizoma macchiato. Il tuo regno finisce qui. Ah. E quindi tu sei ottimo per il crafting della cintura, quella che mi serve di livello massimo, almeno sembra essere di livello massimo, poi non so. Figo. Va bene. Ragazzi, alla prossima.